Buonasera e bentrovati, la seconda edizione del TG6, emergenza crollo nel centro storico di Teramo per edifici pericolanti e inagibili da anni. I cittadini temono il cedimento strutturale dei due palazzi, Salvoni e Adamoli, adiacenti al Teatro Romano, destinati già dal 2009 all'abbattimento. Inaccettabile per i residenti anche la situazione nella vicina piazzetta Paris, dove un vecchio rudere si sta sgretolando sotto gli occhi dei passanti. Tania Bonici Castelli. Nel cuore storico ed archeologico di Teramo si temono crolli drammatici di due vecchi edifici da anni fatiscenti e pericolanti e mai demoliti. Il primo è Palazzo Salvoni, tutt'uno con Palazzo Adamoli. Entrambi incombono sulle abitazioni di via Teatro Antico e via Anfiteatro, creando grande apprensione tra i residenti. Eppure già dal 2009 erano stati dichiarati inagibili e destinati all'abbattimento per la realizzazione del progetto del Teatro Romano. Vi sentite veramente insicuri vicino a questo palazzo un po' fatiscente? Beh sì, comunque le transenne non promettono niente di sicuro, anche perché le scosse continuano a esserci, mo un po' piccole, un po', comunque la terra si muove. E il comune che cosa vi dice? Niente, di stare tranquilli, ci cerca comunque di rassicurarci. Voi lo siete? No, mentalmente comunque no, c'è gente che continua a dormire in macchina, ci sono molti sfollati. Comunque, momento difficile. Sì. L'altra situazione a dir poco pazzesca è sotto gli occhi di tutti, in piazzetta Paris, proprio davanti al Teatro Romano, dove un rudere pericolante da almeno 20 anni, confinante con palazzi nuovi e un parcheggio, continua a sgretolarsi. L'ultimo crollo questa notte. I residenti che hanno combattuto una vita, anche con una raccolta di firme, per far demolire lo scempio, sono esausti e impauriti. La situazione in questo preciso punto del centro storico di Teramo, cioè nei pressi dell'anfiteatro romano, è veramente grave. Ci sono due edifici che stanno praticamente esplodendo. Voi vivete e lavorate qui. Ecco, si lavora con un po' di paura, anzi con tanta paura, perché come questa mattina abbiamo notato quel palazzo di fronte qua è crollato e tante persone evitano di passare sotto davanti a queste macerie oppure questi palazzi decadenti. Ma voi avete segnalato per esempio questo rudere decadente? Questo da anni che sta segnalato al comune, penso che qualcuno adesso debba intervenire, perché non è più il caso di avere queste situazioni, che pure passare per un bambino in una carrozzella è pure pericoloso. Secondo noi in tanti evitano il centro storico. Questa notte hanno sentito dei rumori, è crollato addirittura un piano. Sì, pare che sia, no, sicuramente è crollata una facciata, perché prima ci sono delle visuali che prima non riuscivano, delle pareti che prima non riuscivano a vedere, adesso si vede benissimo l'interno del palazzo crollato, quindi c'è stato un bel crollo strutturale. A Pescara, crepe e problemi ad uno stabile di via Lago di Borgiano. Questa la denuncia del consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Domenico Pettinari e del consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara Massimiliano Pignoli, che hanno partecipato ad un sopralluogo insieme all'amministratore dell'Ater Basile, Paolo Renzetti. I nostri tecnici non hanno riscontrato situazioni di pericolo, di imminente pericolo, sebbene insomma è sotto gli occhi che ci siano diciamo la necessità di una ordinaria manutenzione che è mancata e che in questo momento diventa straordinaria manutenzione. Abbiamo parlato con gli abitanti, abbiamo cercato naturalmente di tranquillizzarli, sostenendo che un po' la situazione di non tranquillità è su tutta Pescara, siamo tutti quanti che siamo preoccupati nelle nostre case. Io ci dormirei, nel senso che ritengo che questa è a rischio né più né meno come altri fabbricati di 6-7 piani che stanno su Pescara. Questo è anche più recente rispetto ad altri degli anni 60 che probabilmente hanno potrebbero avere qualche problema in più. Qui, ecco, quello che manca è la manutenzione ordinaria, che noi come Ater non riusciamo a fare perché non abbiamo denaro sufficiente per fare questo. Noi interveniamo per la messa in sicurezza su situazioni che vengono segnalate o quelle che noi monitoriamo autonomamente per cercare di ridurre il rischio e l'incolumità.
con il terremoto la situazione cambia aspetto. Parliamo di case dell'Ater, quindi della regione Abruzzo. Noi abbiamo chiesto più volte di inserire risorse finanziarie in bilancio, adesso si sta per approvare il bilancio di previsione 2017 della regione Abruzzo per la ristrutturazione e il ripristino della conformità di questi palazzi. Qui ci vivono cittadini che non sono di serie B, quindi cittadini che vanno tutelati, hanno diritto ad un'abitazione sicura. Ho chiesto al presidente dell'Ater di effettuare una relazione che certifichi la staticità e l'assenza di pericolo di queste palazzine. Lui ci dice che andrebbe interessata una ditta esterna con dei costi, l'Ater ha bisogno di fondi e i fondi glielo può dare solo la regione Abruzzo. C'è gente che a distanza di qualche giorno dorme ancora in macchina, segno che la preoccupazione è tanta. Siamo stati chiamati dalle famiglie, subito siamo intervenuti già ieri e per cui oggi abbiamo portato l'amministratore dell'Ater che darà dei tempi precisi sulla questione relativa all'aspetto sia sostanziale che formale. E all'Aquila, dopo le gravi lesioni riportate a seguito del terremoto di domenica scorsa, nella giornata di domani si procederà all'abbattimento dell'edificio di via 20 Settembre. Giorgio Alessandri. Inizieranno giovedì i lavori di demolizione del palazzo situato all'incrocio tra via Sant'Agostino e via 20 Settembre, meglio noto come Palazzo del Benzinaio. Lo rende noto l'assessore alla ricostruzione del Comune dell'Aquila, Pietro Di Stefano. Dopo la scossa di domenica, alcuni puntelli che sostenevano il palazzo si sono allentati e sfilati. L'edificio è stato subito transennato, ma essendo pericolante, come ha spiegato il sindaco Cialente, ne è stato ordinato anche l'abbattimento immediato. Giovedì mattina, ha scritto l'assessore Di Stefano sul proprio profilo Facebook, inizierà la demolizione del cosiddetto Palazzo del Benzinaio alla Villa Comunale. Mercoledì verrà posizionata l'enorme macchina per la demolizione e questo comporterà la chiusura di via 20 Settembre. Stante la situazione statica del palazzo con il pericolo di nuove scosse, si è deciso di chiudere da subito via 20 Settembre nel tratto compreso tra l'incrocio con via Sant'Agostino e quello con via Crispi. Una decisione presa esclusivamente per la sicurezza massima dei passanti, anche se comporterà qualche disagio. Le ditte che devono svolgere i lavori di ricostruzione di alcuni palazzi del centro dell'Aquila tra via 20 Settembre e via Sant'Agostino, dove ci sono stati nuovi crolli e spostamenti di puntellamenti dopo il forte sisma del centro Italia di domenica, come il cosiddetto Palazzo del Benzinaio, sono pronte ad anticipare circa 500.000 euro per la demolizione rapida dei fabbricati pericolanti. La demolizione dell'immobile del benzinaio sarebbe dovuta avvenire già tempo fa, ma a quanto pare lungaggini burocratiche legate alla mancata convocazione da parte della provincia dell'Aquila della conferenza dei servizi lo hanno finora impedito. E il presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, fa un punto sulla situazione degli edifici scolastici nel Teramano. Ad eccezione di due scuole di Teramo città, il Convitto Delfico e l'Istituto Pascal, il resto degli edifici scolastici sarebbe idoneo per permettere il regolare svolgimento delle lezioni il 7 novembre prossimo. Nel Teramano si fa la conta dei danni post-sisma. I sindaci, coordinati dal presidente della provincia di Teramo, Renzo Di Sabatino, rendono note, ora per ora, le situazioni di emergenza sul territorio. Complessivamente le scuole hanno retto bene e non ci sono problemi gravi per quanto riguarda la viabilità. Come la situazione nel Teramano, soprattutto delle scuole? Beh, per quanto riguarda le scuole della provincia, sostanzialmente sono buone, tranne naturalmente qualche distacco così di calcinaccio che può essere tranquillamente eliminato con una semplice opera di ripulitura. Soltanto su due scuole abbiamo qualche criticità in più. Al Delfico dobbiamo fare dei lavori su 5 aule che però non sono di notevole consistenza, per cui riusciremo a farle già in questi giorni. La ditta è stata già incaricata e penso che per sabato ce la facciamo. La viabilità? La viabilità sta messa bene, abbiamo il ponte di Nocella chiuso, stiamo vedendo come riaprirlo, e abbiamo il ponte di Aprati che è monitorato, ma lì avevamo già un finanziamento, ne abbiamo chiesto un altro perché secondo noi quello che abbiamo non è sufficiente a metterlo totalmente in sicurezza. Tornando un attimo alle scuole, abbiamo invece una criticità maggiore al Pascal. Però lì adesso stiamo facendo un piano di lavoro con il preside per vedere cosa riusciamo intanto a restituire alla fruibilità per lunedì e poi si vedrà se ci sono delle situazioni più gravi, eventualmente per quelle ci prenderemo un po' più tempo. Quindi per lunedì è sicuro che le scuole riapriranno?
Indicativamente direi di sì, poi insomma ci sentiamo con i sindaci. Ripeto, le scuole non hanno subito danni strutturali, ci sono lesioni alle tramezzature in alcune edifici, ma sostanzialmente anche a fronte di questa forte scossa hanno retto da un punto di vista proprio strutturale. Lei ha trovato un buon coordinamento tra i sindaci? Guardi, questa è la fase dell'emergenza, quindi è evidente che ci sono delle cose che non vanno. Io ho detto ai sindaci e dico a tutti, non è sicuramente il momento per andare a vedere se manca questo, manca quell'altro, il momento tutti quanti che facciamo la nostra parte. Poi tra qualche giorno riusciremo sicuramente a oliare meglio tutta la macchina. Sostanzialmente penso che tutti stiamo facendo la nostra parte. E mentre riaprono invece regolarmente domani gli asili nido, le scuole dell'infanzia, elementari e medie a Giulianova, prolungata invece la chiusura degli istituti superiori fino a sabato 5 novembre. Ed ora la cronaca, un malore, forse un colpo di sonno oppure un sorpasso azzardato, la causa dell'incidente in cui ha perso la vita Emiliano D'Annunzio, 36 anni, di Giulianova, titolare di un bar di Bellante. Un impatto violento con la sua auto contro la betoniera lungo la statale 80 nella zona di Selva Piana. È deceduto sul colpo il giovane barista, che il prossimo anno avrebbe dovuto sposarsi. I primi ad accorrere sul posto sono stati alcuni operai dell'ANAS impegnati in zona per eseguire le operazioni di rifacimento dell'asfalto della statale 80. Parte del motore della sua 500 si è conficcato nell'abitacolo, la vettura si è di fatto infilata sotto la betoniera contro la ruota destra del camion che viaggiava a pieno carico, circa 8 metri cubi di cemento, e nella violenza dell'impatto frontale si è spezzato il semiasse del mezzo pesante, strada chiusa per oltre 2 ore e mezza questa mattina. Ed è annegato, è annegamento la probabile causa di morte di Matteo Cavarocchi, il sub 28enne di Pescara che ha perso la vita mercoledì scorso, ricordiamo, nel tratto di costa tra Roseto degli Abruzzi e Pineto, al largo della piattaforma per l'estrazione di gas Lo Squalo. Lo hanno stabilito i primi risultati dell'autopsia eseguita questo pomeriggio dall'anatomopatologo Pietro Falco dell'Università di Chieti, anche se per l'ultima parola bisognerà aspettare i risultati degli ulteriori esami autoptici sui campioni prelevati. In ogni caso l'autopsia, da quanto si apprende, ha escluso segni di morte violenta. Al momento della tragedia Cavarocchi era impegnato in attività di pesca subacquea in apnea in prossimità della piattaforma Squalo, insieme ad un amico che ha lanciato l'allarme non vedendolo purtroppo riemergere. E una bimba è stata aggredita da un cane di razza Rottweiler nella serata di Halloween. L'animale è stato poi ucciso da un uomo intervenuto per salvare la piccola. Il servizio. Chiede dolcetto o scherzetto per Halloween e viene aggredita da un Rottweiler. Due denunce e tragedia evitata solo per un caso all'Aquila, con una bambina di 6 anni operata all'ospedale San Salvatore dopo essere stata morsa alle gambe dal grande cane sul pianerottolo di casa in via Beffi, nella frazione di Coppito. La polizia municipale denuncerà il proprietario del cane, AC 30 anni, per lesioni colpose e omessa custodia dell'animale per averlo lasciato a una signora anziana. Il nonno della bimba, MC 65 anni, verrà denunciato per maltrattamento di animali dopo averlo ucciso a coltellate per salvare la nipote. Come spiega Ernesto Grippo, comandante della Polizia Municipale che conduce l'inchiesta, lo stato di necessità potrebbe costituire una scriminante, ma sono nella fase del giudizio, quindi la denuncia arriverà comunque anche per il nonno della bimba. Tra i feriti anche un uomo di 66 anni, vicino di casa, che ha provato ad allontanare l'animale, ma è stato stavolta morso, riportando lesioni guaribili in 15 giorni. Salvo per miracolo, infine, il fratellino della bimba, tuttora fortemente sotto shock. La municipale procederà d'ufficio alle denunce se la prognosi per la bambina supererà i 20 giorni, come sembra probabile. La sfortunata protagonista della vicenda, intanto, è in condizioni generali buone, come afferma Alberto Verrotti, primario dell'unità di pediatria e pronto soccorso pediatrico dell'ospedale del capoluogo. È stato fatto quanto andava fatto dal punto di vista chirurgico. Le ferite sono state suturate e ora la piccola si trova ricoverata nel nostro reparto sotto terapia antibiotica. Ancora presto per sapere i tempi esatti del recupero.
Bisogna valutare, aggiunto il medico, quale sarà l'andamento clinico nei prossimi giorni. Vedremo con i chirurghi e verrà presa una decisione comune. La cosa buona è che il volto non è stato toccato. Secondo quanto ricostruito, dopo il suono del campanello, la porta non si è aperta subito e i bimbi si sono diretti verso un appartamento vicino. A quel punto l'uscio si è aperto e il cane è uscito saltando addosso alla piccola. Il nonno della bambina, che abita nello stesso palazzo, per difendere la nipotina, ha preso un coltello da cucina e ferito a morte Rottweiler. I vigili urbani hanno anche ascoltato i testimoni sulla vicenda. E cambiamo argomento, parliamo ora di economia, sempre meno banche, sempre meno sportelli, sempre meno lavoratori bancari e sempre meno credito alle imprese, specie quelle piccole, che in Abruzzo si traduce in una ripresa economica decisamente più lenta che nel resto d'Italia. E l'allarme lanciato da UIL e dai bancari della UILCA, ai microfoni di Francesca Romana Testi. Il sistema bancario nazionale nell'ultimo decennio ha mostrato grandi cambiamenti. Nel 2005 si contavano 792 banche, divenute 643 nel 2015, 3.572 sportelli in meno, 36.042 bancari in meno. La UILCA presenta cifre che non possono non richiedere un cambiamento su tutto il territorio. Oggi c'è un problema di esubero del personale. Noi riteniamo che l'unico collegamento possibile, al di là dell'utilizzo delle tecnologie, sia la relazione tra operatore bancario e azienda. Quindi al di là delle scelte istituzionali che verranno prese, del modello che verrà conglobato, crediamo che non debba venir meno l'idea di una banca nei territori vicino alle imprese. Sappiamo che anche le condizioni attuali, pensiamo purtroppo alle situazioni del terremoto eccetera, incideranno nello sviluppo economico del centro Italia. Su questo è un qualcosa che dovremo ancora capire gli effetti, ma sicuramente ci saranno. Se da un lato l'accesso al credito è sempre stato il cruccio della piccola impresa, oggi si scopre come invece non sia mai giunta la riconversione neanche con l'aiuto creditizio. Secondo i dati, i prestiti alle imprese hanno segnato un 2,1 in più nell'ultimo anno, mentre invece le piccole hanno continuato a contrarsi con il meno 2,1%. L'Abruzzo oggi si inserisce nel contesto nazionale, in 5 anni persi 72 sportelli e 9 banche. La UILCA presenta il proprio piano di salvezza. Dobbiamo recuperare, noi come UILCA insieme chiediamo alla Regione di farsi controparte istituzionale nella politica del credito, nell'orientamento delle risorse anche di risparmio raccolte in Regione, che sono comunque cospicue e che hanno visto nell'ultimo quinquennio una crescita del 9% nonostante i disastri del 2007-2008, vengano riorientate per un impiego locale a vantaggio soprattutto delle piccole e medie imprese. Noi quindi come UIL in particolare, ma come UILCA non possiamo che essere d'accordo, abbiamo individuato nella FIRA, la finanziaria regionale, la controparte più idonea come interfaccia in questa attività di monitoraggio e politica del credito. Il Consiglio Comunale sospeso a Pescara, al centro della polemica gli emendamenti presentati dalla lista. Teodoro, ascoltiamo. Emendamenti presentati dalla lista Teodoro e in realtà la sospensione sta andando avanti in comune, la prima giornata in qualche modo nulla di fatto. Sì, sono giorni e giorni che il Consiglio Comunale è bloccato e l'amministrazione Alessandrini sta implodendo perché l'ostruzionismo arriva dalla sua stessa maggioranza, quella parte di maggioranza che ha consentito al sindaco Alessandrini di essere seduta lì, che è stata utilizzata per il peso di voti che portava e che oggi sta bloccando l'aula per una rendicontazione elettorale. Abbiamo assistito a delle frasi inammissibili, intollerabili, del tipo aspetteremo sulla sponda del fiume perché siamo stati estromessi politicamente dalla giunta comunale. Partono quindi contestazioni feroci contro il sindaco da parte della stessa maggioranza che sta bloccando l'attività del consiglio. La sospensione, la motivazione ufficiale è quella che i dirigenti non hanno ancora apposto il loro parere sulla mole degli emendamenti che sono stati proposti prevalentemente dall'opposizione ma anche da una simile
dell'opposizione, che sarebbe l'opposizione del gruppo di Teodoro. Temiamo che questa sospensione sia abbastanza ingiustificata, prima perché il consiglio ultimo non è stato fatto ieri, ma l'ultimo consiglio si è tenuto giovedì scorso. Penso che i dirigenti avrebbero avuto tutto il tempo per approfondire gli emendamenti. Noi temiamo che questa sospensione sia stata più che altro dettata da motivi di opportunità politica, nel senso che la maggioranza e il sindaco evidentemente stanno trovando qualche soluzione con il gruppo Teodoro, che al consiglio scorso si è schierato nettamente contro il sindaco, contro questa amministrazione, chiedendo addirittura la dimissione del sindaco. E cambiamo nuovamente argomento. Selezionate le aziende vincitrici del progetto Campioni di Innovazione, presenti diverse società abruzzesi, premiate anche tre grandi aziende nazionali. Vediamo. A dare i campioni di innovazione, terza edizione, con una ghiotta novità, c'è una differenziazione di aziende che quest'anno premiate. Sì, abbiamo il venerdì all'Aurum dalle 17 tre aziende internazionali che hanno saputo innovare e soprattutto resistere alle difficoltà del sistema economico, che sono la Clementoni, con Giovanni Clementoni, l'amministratore delegato, Giovanni Rana, il fondatore. Proprio dalla viva voce del fondatore potremmo ascoltare questo caso straordinario anche di sviluppo internazionale, e la Proger, un'azienda del territorio con sedi a Chieti, a Pescara, che ha saputo anch'essa innovare divenendo tra l'altro un partner nella progettazione del famoso padiglione italiano di Expo. Il sabato mattina invece è dedicato alle piccole e medie imprese innovative. 10 aziende selezionate per questa manifestazione, ma soprattutto progetti importanti che sono stati presentati. E soprattutto vorrei porre l'accento sul fatto che la maggior parte delle aziende che sono state selezionate sono aziende abruzzesi. Questo a dimostrazione che il tessuto imprenditoriale abruzzese è ricco di aziende giovani e promettenti che in un certo qual modo riescono ad innovare nel loro settore. I settori all'interno dei quali sono stati, diciamo, selezionati i progetti sono molto, molto eterogenei. Diciamo che tra l'altro tra i progetti selezionati ce ne sono anche alcuni che fanno parte degli spin-off, quindi spin-off accademici, quindi progetti che diciamo nascono da una collaborazione fra le università abruzzesi e aziende di settore. Il sindaco di Bolognano, Silvina Serra, ha incontrato il sindaco della cittadina croata di Labin per avviare un percorso di collaborazione sul turismo culturale. Vestina News. Senza ombre di dubbio, oggi abbiamo voluto sigillare questo accordo con il sindaco di Labin proprio per promuovere la nostra realtà culturale, che molte volte non viene intesa nel modo giusto, e con la sottoscrizione di questo protocollo d'intesa vogliamo che effettivamente Bolognano, come giustamente ha detto, che è un fiore all'occhiello, debba essere un fiore all'occhiello non soltanto per la nostra piccola realtà a livello provinciale e regionale, ma anche a livello di modo di vedere in maniera internazionale, perché abbiamo ottime potenzialità per poter pretendere un fatto simile. È una giornata storica, perché dopo tanti anni, ho lavorato per molti anni in Croazia, e dopo questa biennale atipica, una biennale democratica e istituzionale, fatta per gli abitanti, per quelli che non sanno, sono riuscita finalmente a realizzare il mio sogno di fare in questa piccola terra d'Abruzzo un turismo culturale con un gemellaggio. Ma sono sicura che Bolognano diventerà, attraverso le nuove generazioni, una stella che brillerà nel grande mosaico dell'arte. Ed ora passiamo alla pagina sportiva. Per il Pescara in corso la settimana che porta alla delicata partita di domenica prossima con l'Empoli. Tra i toscani squalificato il difensore Bellusci, probabile sostituto l'ex Ćosić. In casa Pescara ieri si è fermato in allenamento Pepe, sicuramente out Coda, difficile il rientro di
aquilani. Il tecnico Oddo prova a recuperare Verre e Baybeck, il difensore Francesco Zampano suona la carica in vista dello scontro diretto all'Adriatico Cornacchia. Vediamo. Siamo andati tra virgolette a dominare a San Siro, che non è facile, una squadra una delle più forti, quindi però è arrivata una sconfitta che non ci voleva. Adesso pensiamo a domenica, che sarà una partita fondamentale e importante per il nostro campionato. Noi, il primo errore, paghiamo l'inesperienza, paghiamo che appena facciamo un errore prendiamo gol, ma non dobbiamo rammaricarci perché comunque sta facendo le ottime partite, a parte quella contro l'Atalanta e forse un'altra che abbiamo sbagliato. Gli altri stiamo dimostrando comunque che in Serie A ci possiamo stare e ci vogliamo stare. Dimola sempre il mister, e lui ci sta curando soprattutto mentalmente, perché comunque le partite stiamo facendo bene. Ci manca, magari se raggiungiamo anche domenica una vittoria cambia tutto il percorso del campionato, quindi dobbiamo avere fiducia di noi stessi, che comunque siamo una grande squadra. È uno scontro salvezza e poi giochiamo qua in casa con i nostri tifosi, quindi dobbiamo assolutamente comunque arrivare alla vittoria giocando bene, perché se giochi bene comunque prima o poi arrivano anche i risultati. Attaccanti ne abbiamo, siamo sempre fortunati, quindi sta giocando Caprari lì davanti, comunque sta facendo bene, anche se comunque è sempre marcato da tanti giocatori. E aspettiamo comunque si riprende Webback, che è molto importante per questa squadra, comunque l'ha dimostrato e lo dimostrerà sicuramente. E vabbè, anche Manai, che comunque è stato infortunato e sta riprendendo da poco. Non dobbiamo abbatterci sotto questo punto di vista e cercare di allenarci sempre al massimo e di fare una grande partita domenica. E in Lega Pro, spazio alle seconde linee questa sera per il Teramo, che alle 20:30 alla Bonolis ospiterà la Lupa Roma. Doveva essere la partita di Carraro, ma di nuovo infortunato non ci sarà. Dopo la gran prova di Gubbio, ora l'obiettivo è la continuità. Parole del portiere del Teramo, Francesco Rossi, che conferma le critiche ci hanno fatto bene. Ascoltiamolo. Questa partita è venuta dopo un sabato in cui abbiamo fatto con la Binoleffe comunque un brutto secondo tempo. Ci sono state le giuste critiche, c'è stata contestazione, per cui in quei momenti forse scatta qualcosina in più, anche se comunque sapevamo, anche per dirti, come prima della Binoleffe, che non siamo in un bel momento, quindi diamo sempre il massimo. Però forse stavolta eravamo quasi a un crocevia e quindi abbiamo preparata ancora meglio, sapevamo tutti dell'importanza e siamo riusciti a fare un'ottima prestazione per prima cosa e poi vabbè, un ottimo risultato. Penso che comunque il match sia stato sempre a nostro favore a livello di occasioni, a livello di gioco, a parte forse i primi 10 minuti, poi per il resto penso che potevamo far gol prima, ne abbiamo fatti tanti dopo, per cui penso che tutti abbiano dato il massimo e è stata una partita quasi perfetta. Il mister e il presidente ci hanno parlato, abbiamo fatto dei discorsi, abbiamo parlato anche a livello di squadra, però l'abbiamo fatto più in modo comunque costruttivo, senza puntare il dito su nessuno. Però, facendo capire che ovviamente così non va bene, che ci vuole una svolta, mentre vabbè, a Gubbio abbiamo ovviamente festeggiato. Lasciamo il calcio, nuova sconfitta casalinga per il Pescara pallanuoto femminile, battuto dal Cosenza 12-16. Ascoltiamo il commento dell'allenatore Gianfronte nel servizio di Paolo Silibaldi. Terza giornata del massimo campionato femminile di pallanuoto, il Città di Cosenza espugna il pallanuoto di Pescara con il risultato di 16-12. Questi i parziali a favore della squadra ospite: 4-5, 3-4, 1-3, 4-4. Miglior marcatrice del Pescara pallanuoto, Chiara Ranalli, 6 reti, ma è soltanto un dato statistico, perché ne parliamo con il coach Tommaso Cianfrone, quello che interessava
sono i punti, erano e sono i punti. Punti che non sono arrivati, la statistica ci dice anche che abbiamo sbagliato tantissimo con l'uomo in più, è stata la chiave della partita, non le ho ancora contate, ma credo siamo sui 15-16 espulsioni a favore per averle realizzate forse 4. La chiave della partita è stata quella, soprattutto aver sbagliato tantissimo in attacco. La difesa l'avevo improntata in quella maniera, abbiamo preso anche qualche gol che potevamo benissimo evitare, però se non facciamo gol quando ce n'è un'occasione, ci lavoriamo tanto per procurarci l'espulsione, trovare la superiorità numerica e poi non la mettiamo dentro, è tutto lì. Noi siamo in fase di rodaggio, però questo alibi deve finire, dobbiamo lavorare costantemente, giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, per trovare all'errore la soluzione. C'era curiosità per l'esordio in casa delle due atlete asiatiche, la giapponese Miku Koide e la cinese Jing Zhang. Un giudizio? Ma trovate un giudizio positivo, la Zhang ha fatto anche qualche gol, è normale che deve entrare ancora nei meccanismi della squadra. Mi aspetto però molto e tanto da tutte le altre. Ed è tutto per questa seconda edizione della TG6, l'appuntamento con l'informazione torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.